figlia di un misero fattore, ha la fortuna di sposare il ricchissimo e vecchissimo banchiere Glavine, il quale, dopo appena 8 giorni di matrimonio, muore, lasciando la vedova ricca e certamente felice. Che cosa prendimi da tuoi modi? Ma io la ricevimi, pardon! A ricevere! Pronti alla grande manovra finanziaria, è un già un scivaggio? Qualche volta sposarsi mai. Oh. Ma se il mio conto volere e dovesse fare non posso attenzioni, e bene farò le razioni, e prima da capo di voi. Mosconi attorno alla Glavari, come ad esempio il signor de Rossillon. No, 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 il signor de Rossillon proprio no. E che ne sapete voi? Ma perché io, come consigliere d'ambasciata, sono costretto a spiare, ad ascoltare dappertutto. E posso garantirvi che il signor Camillo de Rossillon è perdutamente innamorato di una donna maritata. E di chi? E chi sarebbe? La vostra! Ecco! La vostra diplomatica astuzia riuscirà a scoprire il nome di questa signora. Ah, sì, me la immagino questa signora bella, annoiata con un marito vecchio, grasso. È normale che sia un po'... Mi pare di vederlo. Eccellenza! Eccellenza, io lo vedo benissimo! Scabroso le donne studia, con le donne c'è il con la disperazione, e c'è il per il